Ciao Angela. Ciao, Ciao. come stai? Bene, Bene, voi? bene, tutto bene, tutto bene. E mi ha fatto un grande piacere sentire questo brano, perché si sente una ventata di freschezza, quindi si chiama Ola. Perché Sì, hai diciamo scelto che questo brano? l'intento era questa freschezza, cercando di fare una produzione anche abbastanza buona, almeno secondo il nostro punto di vista, seppur ovviamente è un brano molto leggero ed estivo. Ma è proprio così, cioè questo è il periodo giusto per lasciarsi andare un po' alla leggerezza, appunto. Che poi hai voluto collaborare con un artista che magari non è molto vicino al tuo genere. No, assolutamente, lontanissima dal mio genere. È la mia vocal coach principalmente. Lei è laureata al Conservatorio in canto lirico, quindi è un soprano lirico, per cui, non so, il suo idolo è la Callas, ovviamente, mentre il mio è Alicia Keys, per dire, quindi voglio Perfetto, la stessa due cosa. mostri sacri, ma di mondi totalmente diversi. Però abbiamo detto, ma perché? Chiaramente coi piedi di piombo, quindi c'è un feat in cui utilizziamo i suoi vocalizzi, la sua liricità, come se fosse uno strumento in aggiunta, diciamo, riempitivo, dedicandogli però, per esempio, il momento dello special è praticamente, o quello che preannuncia lo special è praticamente suo, perché volevamo farlo, ma sempre rispettando comunque le dinamiche, ovviamente, di un brano. Questo non toglie che stiamo già pensando a fare una cosa che proprio sia un po' alla Ed Sheeran con Andrea Andrea Bocelli. Bocelli, no? Anche qui ambiziosissime e per farti Sì. capire cosa voglio dire, poi noi non siamo né Ed Sheeran né Bocelli, però c'è stata una bellissima collaborazione, ma è stata fatta proprio anche per dimostrare un po' a noi stesse, ma in generale, che tutto quello che ci circonda in questo momento, proprio dal punto di vista sociale, non soltanto musicale, dal punto di vista sentimentale, quindi che sia l'amore, che sia il lavoro, che sia la nazionalità o sud-nord, cioè è pieno di preconcetti realmente, non di veri limiti. Quindi anche nella musica abbiamo tantissimi preconcetti, ma che non sono reali, sono solo delle cose che ci creano dei limiti, ma che in realtà non esistono. Quindi non c'è nulla di strano nel fare un connubio così tra pop e lirica, se fatto ovviamente con equilibrio o fatto bene. Poi magari noi non l'abbiamo fatto né con equilibrio né bene, voglio dire, non voglio dire questo, però comunque ci abbiamo provato. Che poi è Lo dico sdoganato un po' la perché cosa anche Freddie Mercury. a volte. Vabbè, ma lì non c'è la stella luminosa del firmamento, veramente è lui, è Freddie Mercury, quindi sì, ma ovviamente, vabbè, ma poi parliamo di geni della musica, ma tra l'altro ricordo, lo so perché chiaramente ho visto il film un miliardo di volte, non è che questa cosa fu apprezzata dal discografico, che infatti lì mollò, o meglio, loro mollarono lui, perché un brano di 9 minuti, quanti erano, non ricordo, Bohemian Rhapsody, non aveva nulla di radiofonico, invece poi è andata come sappiamo bene. Che poi anche con un po' queste dinamiche sono rimaste ancora oggi, quindi bisogna a volte rispettare certe dinamiche, certe mode del momento, quindi bisogna uscire un po' dai binari. Esatto, io anche questa cosa leggevo che qualche mese fa hanno massacrato Annalisa perché si era, diciamo, ridotta a fare una qualità musicale Vero? forse importante del solito, perché adattandosi ai vari TikTok, Instagram, eccetera, ha dovuto. Io apprezzo invece, se di base c'è una preparazione effettiva, questo modo di vivere la musica, se ti rappresenta. Ora, se tu lo fai forzatamente, pur non rappresentandoti, allora pecchi di credibilità. Però onestamente, quando io sento e vedo Annalisa cantare Mon Amour, bella o brutta che sia, comunque io la vedo, cioè si vede che le piace quello che sta facendo, cioè lo fa bene. Se poi sa fare anche roba molto più impegnativa, così com'è, lo sa fare bene. Ma anche Elisa, che è polistrumentista, un genio, autrice, compositrice, eccetera, ha fatto delle cose un po' più commerciali, perché questo è il momento musicale, cioè è giusto adattarsi fin dove ovviamente ci si può adattare. Certo, c'era anche J-Ax che era un rapper, lui faceva cosa di E nicchia, si è anche a lui adattato un po' come. l'hanno massacrato per anni, quelli puristi degli articoli 31. Sì, Ma sì. perché non possiamo spaziare? Perché non si può svegliare domani e Certo, pensare di fare una canzone cantautorale alla De André? Gliel'ha detto che non lo può fare. Poi magari farà, cioè non sarà bella, ok? Però non vuol dire che non lo può fare. certo. Certo, anche perché poi, tornando al tuo brano,
Quindi sicuramente un sound molto fresco, ci si lascia trasportare in queste melodie molto interessanti, molto fresche, come abbiamo detto. Ma la tematica è tutt'altro che fresca, perché in poche parole tu cerchi di raccontare per le tramezze. Non si parla magari di Diciamo. ombrelloni, di mare, ma si parla di corna, tra Si parla di virgolette. corna nel suo aspetto positivo, nel senso che tutto sommato i sentimenti, gli amori estivi tante volte sono chiaramente fugaci e passeggeri o comunque veloci o poco definiti, perché non si ha tanta voglia di impegnarsi magari d'estate, no? Vero. Tranne se non trovi l'amore della tua vita. Certo. O comunque poi sono quegli amori che conosci d'estate, d'estate li vivi così diciamo a basso profilo, e poi a settembre-ottobre sfociano nell'amore della vita col matrimonio dopo 6 mesi, per esempio. Ma è Addirittura, la sì. caratteristica forse di noi italiani o forse noi siciliani, non lo so. Sì. Però questo vuol dire intanto che siano banali, perché a volte anche gli amori veloci poi ci lasciano comunque qualcosa di Certo. importante, perché come dicevo nella recensione, diciamo nelle parole che ho speso per questo brano, Madame canta che l'amore è di chi lo dà e non di chi lo riceve. Quindi il fatto di amare qualcuno è già un atto d'amore, a Certo. prescindere poi se sia ricambiato È o vero. meno. E Certo. poi, diciamo, vogliamo sempre sottolineare la leggerezza del brano, perché lei, seppur cornuta, con molta rapidità si consola, ecco. Non è che sta lì a disperarsi e a A scipparsi perdere in mezzo. tempo, va. Diciamo, perché tante volte mi è successo di avere queste relazioni senza essere troppo definite, e poi un giorno sei convinta che, non dico siete fidanzati, ma che comunque c'è un minimo di rispetto, Sì, no? sì. E il giorno dopo lo vedi mano nella mano con una in discoteca, ma tra Ok. l'altro non hai neanche cosa dirgli, perché non è che eravate rimasti, che eravate fidanzati. Certo, cioè, quindi È come torniamo alle alla canzone di elementari, siete Annalisa fidanzati qui. e lo sai solo tu, capito? Sì. Come quando. Certo. Quindi ci resti male e basta, e velocemente volti pagina e te ne fai una E ragione, ecco. ritorniamo alla canzone di Annalisa, ho visto lei che bacia lui, che bacia lei, che bacia. Ecco, io vedo, baciamoci e basta. Baciamoci Sì, tutti e basta. quindi dopo questo brano, cosa ci dobbiamo aspettare? Allora, ci aspettiamo, o speriamo di aspettarci, un altro brano in autunno, Ok. settembre-ottobre, che poi apra le porte a un terzo disco. Quindi questa sarebbe la nostra intenzione. Se riusciamo ovviamente a farlo, ora ormai i grandi fanno un singolo ogni mese, chiaramente noi non possiamo avere questi ritmi perché siamo un'autoproduzione, anzi abbiamo Ok. avuto la fortuna di avere un produttore che crede molto in noi negli ultimi mesi, e quindi abbiamo potuto investire con più serenità, fare delle scelte anche migliori. Quindi per esempio il videoclip di Ola è girato da Claudio Zagarini, che è un regista che ha fatto, non so, anche l'ultimo video di Mr. Rain e San Giovanni, piuttosto che ha lavorato con Snoop Dogg o Britney Spears, eccetera. Quindi abbiamo potuto fare delle scelte anche più importanti. Siamo distribuiti Sony Music Italia, e quindi ci auguriamo di vada così. Se non dovesse essere così, comunque sicuramente prima dell'anno nuovo, o al Ok. massimo all'inizio del nuovo anno, faremo uscire un terzo album. Ok. Ok, perfetto. Quindi invece per i live quanto dobbiamo aspettare? Allora, per i live rispetto al disco, Ah, sì. ovviamente stiamo Così. pianificando, non appena uscirà il disco, Sì. un piccolo tour. Noi ancora parliamo e speriamo prima o poi di parlare di tour grandi, di piccolissimi tour, magari in Sicilia, perché è una regione molto patriottica, quindi ci vogliono molto bene, o da qualche parte a Roma, Milano, nei posti che conosciamo, perché poi, come sappiamo bene, anche questo ambiente è fatto di conoscenze. Sì. Magari alla base ci deve essere la qualità, però ovviamente se quel posto lo conosci perché hai un bel rapporto con il titolare, piuttosto che quell'organizzazione ti vuol bene perché l'hai conosciuta 10 anni fa, è un po' più facile. Hai Quindi è un chiaro che ottimo noi. riscontro, ovviamente. Sì, io devo dire che almeno il mio ufficio stampa, Samantha, che saluto e ringrazio, mi dice sempre che comunque, siccome uno dei miei punti forti, ho tanti punti deboli, ma uno dei miei punti forti è la costanza. Cioè che Ok. nonostante tutto, pur non essendo più una ragazzina, comunque negli anni, ormai lavoro con lei da anni, negli anni c'è stata un'evoluzione sia dal punto di vista musicale, di produzione, eccetera, eccetera, che proprio anche nel rapporto con le radio, piccole e grandi che siano, perché hanno sempre, diciamo, piacere, o comunque sono sempre disponibili rispetto a me, perché alla fine c'è
c'è piacere rispetto, c'è piacere. Sì. di scambiarsi, diciamo, delle idee. Sicuramente, sicuramente. Quindi ovviamente io te lo chiedo perché non vediamo l'ora di vederti live, perché ovviamente soprattutto questo brano d'estate ci stava a vederlo live. Allora, noi qua in Sicilia chiaramente abbiamo già delle date, però lì Sì. nelle tue zone, se riesco a Sì. venirci, ci verrò a Ferragosto per Bello, prendere beh, due ferri. tra Gallipoli, Salento, quindi Esatto, a insomma ci può Gallipoli, però stare. vediamo, vediamo. Quindi quest'anno come lo prospetti? Ma io sono in un momento di esaurimento nervoso, non te Ok. lo dico pubblicamente, non so dove finirà questa video intervista, perché sono un po' stanca, perché abbiamo fatto tutto molto velocemente, quindi la produzione del brano l'abbiamo chiuso perché dovevamo rispettare dei tempi, abbiamo fatto il video, l'abbiamo girato, noi siamo attrici del video, quindi proprio è stato impegnativo Sì. a 360 gradi, e tutta la varia promozione, quindi radio interviste continue. Nel frattempo io ho dei live, ma anche di organizzazioni private, quindi eventi privati, feste private, che mi impiegano quasi tutti i giorni, Quindi non anche stop. fuori 3-4 ore di macchina. Tu, come ben sai, che sei del sud, per spostarsi da qua a Messina, per dire, ci vogliono 3 ore di macchina, quando in realtà potresti con un treno, magari comodamente seduto, Sì. e invece no, devi andare con la macchina, quindi devi guidare, nel frattempo devi fare l'intervista dentro le gallerie, è tutto così. Poi hai anche una vita, diciamo, privata, forse, Dovresti da averla pure. cercare di tenere decentemente in piedi. Sì. E quindi sono un po' stanca, per cui questa settimana che viene è pesantissima, l'altra sarà un po' più leggera. Spero di resistere. A volte mi dico, non essendo più una ragazzina, ci sono dei ritmi che magari 10 anni fa vivevo serenamente. Ora invece, se io non dormo almeno 6 ore, proprio mi sento stanca. Vero, Quando caro, ci inizia sta, il caldo sì. si abbassa la pressione, c'è, cioè, proprio delle cose, diciamo, dettate dal mi sveglio con la Sì. cervicale. Ma io a volte mi Quindi, chiedo, un'Orietta Berti come fa a fare come tantissime cose a quell'età? però Orietta Berti, dal canto suo, all'età, ma c'ha chi gli risponde ai messaggi, chi le risponde alle mail, chi parla al Può posto essere suo, allora, che fa può la spesa, essere. esattamente. Noi invece, poveri artisti, diciamo, piccolini, Dobbiamo fare facciamo tutto noi. ancora sì, non so, forse per sempre sarà così, ma insomma vediamo. Io comunque mi piace, mi diverte moltissimo questo. È chiaro che Certo. però, siccome lo voglio fare bene, anche l'intervista con te, per dire, ci tengo, insomma, ad essere comunque, Certo, tra virgolette, interessante, a non risponderti sì, no, certo. perché Sì. altrimenti, voglio dire, Avevamo non già è. finito l'intervista così. Esatto, poi parlo No, tantissimo, cioè se non mi fermi possiamo stare qua fino alle va 2. bene, non ti preoccupare. Poi diventeremo una serie TV. Poi. Bello. Va bene, ovviamente è Il stato. nome mi piace tantissimo, Rifugio Musicale, Quindi sei comunque. entrata nel nostro rifugio con Sì, grande piacere. perché proprio è davvero una realtà. Per chi fa Sì. questo co come me, davvero la musica diventa comunque Sì. un momento di protetto, ecco, se lo Sì. sai Un veramente momento di pace. studiare con cura. Sì. Sì. Quindi ovviamente non vediamo l'ora di ascoltare questi nuovi progetti che hai in ballo. Riposati un poco. Perché così. Ti prego. E quindi ovviamente consiglio di ascoltare il brano che è molto bello, soprattutto d'estate, va benissimo tra un cocktail e l'altro. Sotto l'ombrellone, tra un rumetto e un altro. Va Quando bene, dovete mandare al paese qualcuno, diteli ti saluto con certo, la Ola. con allegria. Grazie Angelo, se ti è stato un grande Grazie piacere. a te. Ci vediamo Piacere per mio. nuovi progetti allora, con grande Quando piacere. vuoi. Buon Ciao lavoro. Angelo.